una considerazione politica e un di merito, quella politica, che risponde alla tua domanda. Io credo che la base parlamentare e politica di questo governo non consenta di non chiudere questa trattativa e di non chiuderla senza intesa con le forze sociali. Io personalmente sono, poi naturalmente accadrà che sarò smentito dai fatti, ma personalmente sono abbastanza ottimista sulla conduzione, sulla conclusione di questa trattativa. Sono le altre cose che mi preoccupano sulla tenuta di questa esperienza di governo. Alcune di queste cose sono già all'opera in Senato sul decreto liberalizzazioni, con lobby potenti che stanno agendo per limitare già un processo di liberalizzazione che comunque non è già di per sé una grandissima cosa. Su questa partita qui, appunto per questi elementi di considerazione politica, considero che ci siano le basi per una ragionevole intesa, e una di queste basi è la ritrovata comunanza di iniziativa da parte del sindacato. Peraltro anche con Confindustria, per quanto mi pare di capire, ci sono divergenze su alcuni aspetti, ma convergenze su altri aspetti. La cassa integrazione dite praticamente la medesima cosa per certi versi, sull'articolo 18 dite cose differenti. Ora, il vero problema del governo non è, qualcuno ha detto battute, secondo me non sono battute quelle di Monti e quelle della Formula, sono messaggi che sono molto di più delle battute. E il messaggio sostanzialmente è quello dell'intendimento del governo di procedere. È chiaro che quando la Fornere dice noi andremo avanti comunque, dice una cosa che sa non essere nell'ordine delle sue disponibilità, perché è tutto evidente che questi atti presuppongono poi una ratifica parlamentare, che nel Parlamento la Fornere può dire quel che crede, ma se non viene con l'intesa, con i soggetti sociali di riferimento, nel Parlamento non c'è la maggioranza che possa sorreggere qualunque dei provvedimenti che il Ministro possa venire a rappresentare. Quindi la mia opinione è che queste battute, che peraltro non aiutano, questi messaggi diciamo che non aiutano né sul fronte interno né sul fronte esterno. Io capisco i messaggi soprattutto sul fronte esterno. C'è l'elemento di dare garanzie ai mercati che comunque si procede dentro un processo di cambiamento e di riregolazione del sistema. È chiaro che se tu nel dire questo dici entro 15 giorni voglio che, e se quei 15 giorni non ci sono, sono quegli stessi mercati che ti giudicano e ti dicono di non essere, quindi è sbagliato anche fattualmente, non solo concettualmente, in relazione agli stessi intendimenti che il governo, il ministro vorrebbe perseguire. In questo a me pare di, cioè, lo voglio dire non tanto per un atto di partigianeria politica, ma perché è un richiamo di carattere generale. Questo è un paese che ha un grave difetto, ed è la memoria corta, al di là delle cose che diceva Mimmo Palmieri prima, però cioè, vorrei ricordare che su questo paese dal 2008 configurano due ipotesi di uscita dalla condizione per affrontare la condizione di difficoltà in cui ci si trova. La prima ipotesi è quella che si basa essenzialmente sul tema del risanamento, ridefinendo e rinegoziando le regole che sovrintendono al processo economico-finanziario. È la linea che è stata sostenuta dal governo. Quando si va in Europa e c'è la lettera della BCE che viene scritta sotto dettatura, ma nessuno, nonostante la dettatura della BCE, nessuno nella comunità ha chiesto all'Italia il pareggio di bilancio al 2014, poi retrocesso al 2013 e poi nella condizione in cui siamo difficilmente. Cioè quella condizione lì è una condizione talmente capestro che fa sì e ti obbliga a dover affrontare il tema del risanamento solo dal lato del taglio. Ed è una condizione che nessuno ha richiesto. Se voi guardate gli atti che sta assumendo ora la comunità, in tutti i suoi segmenti, ti sta dicendo a porre l'attenzione sul tema della crescita
perché senza la crescita, senza aumento di PIL, tu non sei in grado di aggredire il debito. Ma allora, domanda, ma quando nel 2008 questa crisi è arrivata e si sono fatte le diverse finanziarie e le opposizioni in Parlamento hanno detto attenzione, c'è il tema della crescita, e quando il PD dice l'1% di PIL destiniamolo alla crescita per sorreggere la domanda e per contenere da questo lato, in un andamento più progressivo e più lento, il tema del rientro al debito. Che cos'è? È un'altra politica economica. Allora, questa storia qui, per cui adesso è di moda, no? Sono tutti precisi, sono arrivati i professori, fuori gli asini, e adesso gli asini comunque trattavano in modo diverso. Questo è un aspetto che secondo me non, è un delitto non considerato. Anche adesso, nella manovra, elementi che fanno riferimento alla crescita ci sono. Il tema che c'è adesso nell'atto della comunità, legge comunitaria, del pagamento, sui tempi di pagamento delle pubbliche amministrazioni, è un tema che aiuta la crescita, perché è chiaro che liberi risorse pubbliche le metti in un sistema privato di impresa, e questo consente alle imprese che hanno rapporti complicati con le banche, banche italiane che comunque sono sane, ma fanno la loro condizione di, come dire, di non essere intaccate, un elemento che in realtà impedisce di essere volano della crescita. Ebbene, questo provvedimento qui, che è contenuto nella legge comunitaria, che è stata approvata ieri alla Camera, adesso verrà al Senato, tutti hanno messo l'attenzione su quella roba lì della giustizia, della cosa dei magistrati. Va bene, è un atto, verrà corretto, spero verrà corretto, ma dentro lì c'è qualche cosa d'altro di più significativo rispetto ai temi che stiamo affrontando adesso. Questo non è quello. Quando il CIPE libera 5 miliardi per consentire l'avvio di opere, è un'operazione che si fa sulla crescita. Cioè, ci sono una serie di cose che cercano di essere inversione, di generare inversione di tendenza. Quando si dice affrontiamo il tema del patto di stabilità, si dice questa cosa qui, ma il governo precedente diceva rigidità sul patto di stabilità e quelli che sforavano commissariati. Allora, come vedete, anche qui sono due politiche, e il governo alcune cose le sta facendo. Le sta facendo dentro la logica dell'equità, in parte sì e in parte no. Io dico che lo fa in un'logica di equità non sufficiente, ed è una parte di equità che va sicuramente rafforzata. Mi spiego. È chiaro che l'intervento principale di massa è avvenuto su un segmento, il segmento dei lavoratori in relazione al meccanismo pensioni, dove ci sono aspetti positivi, perché il passaggio contributivo sinceramente è un aspetto positivo, che se ne dica, perché un sistema non regge se non c'è questo passaggio, okay? Poi ci sono delle cose inaccettabili, alcune le abbiamo corrette, alcune sono rimaste. Questo tema dei lavoratori precoci con le penalità introdotte è una cosa che non solo è iniqua, genera ingiustizia sociale, genera, perché tu hai già acquisito che l'elemento dell'anzianità non c'è più, quindi non si capisce perché uno che ha lavorato 42 anni più l'attesa di vita debba essere penalizzato perché gli manca tot per arrivare all'età fatidica, perché 40, alla fine 43 anni di lavoro concesso alla patria mi pare che siano sufficienti dal punto di vista, e non debba esserci penalità. Lì abbiamo lavorato, siamo riusciti ad ottenerla fino a toglierne fino al 2017. Oltre il 2017 sono ridotte, ma ci sono. Lavoreremo, non credo che sia possibile farlo ora, perché lì abbiamo raggiunto il limite, però credo che nel tempo che c'è davanti si debba lavorare per togliere la data, 2017, via. Cioè, togliere l'elemento della penalità. L'altro aspetto è la questione dei soldati. Una parte di questi è fuori. E lì penso che un lavoro già adesso possa essere fatto al Senato nella sua conversione. Questi sono tratti di ingiustizia e di iniquità.
Dopodiché sento dire non c'è la patrimoniale. Guardate che la patrimoniale, i provvedimenti della, che nel provvedimento che è scritto, c'è e come? E come? Se voi affrontate, vi faccio solo due esempi, l'IMU, tutti parlano delle case, provate a pensare al tema dei terreni. Pesante la cosa, eh? Pesante. Vi faccio un altro esempio. Pensate a tutto il tema dell'opportunità dell'Agenzia delle Entrate di fare la verifica dei conti correnti, di incrociarli sul tenore di vita e sulle proprietà mobiliari e immobiliari. Che è questa roba qui? Non volete chiamarla patrimoniale, chiamatela come volete. È un tratto di equità, hai voglia, più di ogni altro elemento introdotto nel corso degli ultimi anni. Per cui la manovra è a luci ed ombre, noi dobbiamo mettere luce sulle ombre, alcune di queste cose le ho dette, ovviamente va rafforzato e finisco la parte dell'osservazione politica sul tema delle liberalizzazioni. Guardate, anche qui non per partigianeria, ma le liberalizzazioni fatte dal governo Prodi sono di gran lunga ad effetto sulle condizioni di vita e di sistema maggiori di quanto avvenga qui. Queste sono liberalizzazioni a carattere differito, sono importanti. La cosa essenziale è che nei passaggi adesso, già rispetto alla prima opzione, sono state